Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova Reaper. Oggi abbiamo il covo dello Smaut. Non si può usare la cavalcatura, quindi dobbiamo impostare la cavalcatura lame di ossa di drago. E poi non... mi sa che c'è il danno nel tempo e non mi ricordo, mi sa che non si possono usare i manufatti, credo. Non mi ricordo. Ok. Manca un po' di velocità. Ok, sì, perché c'ho la ricarica di potere incontro. Vediamo se saltano. No, non saltano. Qui alcuni saltano, vanno direttamente laggiù in fondo. Comunque manca qualcuno, manca un DPS che pare crashato, poiché c'è scritto disconnesso, quindi boh. Comunque noi andiamo finché riusciamo ad andare, come si dice, finché la barca va, lasciala andare, no? Quindi lasciamola andare. Sembra un po' più ostica la Reaper, non lo so. Sembra quasi che abbiano un po' più di resistenza, sti nemici. Sembra, eh. Sembra. Vabbè che siamo anche 2 DPS invece di 3. Questo è quello piccolo, quello grande. Questo è quello piccolo. Manca l'altro DPS che è un po' più forte, cioè sulla carta ovviamente, più forte di questo qui. Non sto usando la banna dell'aria. Sto testando. Siccome è stata nerfata, sto testando, diciamo, un nuovo setting del PG. Però, boh, non mi sembra chissà che al momento, come l'ho impostato. Sulla carta sembrava bene, però vedere come scende la vita di sti nemici, boh. Allora, vediamo sto maghetto come è messo.
cos'è equipaggio? Equipaggio alla banda dell'aria, vediamo. Così così. Però vabbè. Lascia il tempo che trova. Vediamo che compagno ha. C'ha Regis. Solitamente Regis fa fare un sacco di danno. Però boh. Vabbè, questo è un po' più piccolino, ma di livello, ma non credo conti. 8.008, oddio, forse sì. Ah sì. Solitamente il danno base viene nerfato, ma evidentemente poiché la Reaper non è così. E niente, aspettiamo che torna sto tizio. Se torna, sperando che torna, sono andato a stare qui dentro un'eternità. A quanto pare non torna, qui dicono di aspettare 3 minuti, mamma mia, è una vita, 3 minuti. Ovviamente il gruppo con cui sono è randomico, come sapete io vado quasi sempre con i gruppi random. E niente, speriamo che torna il più in fretta possibile. Nel mentre vi faccio vedere come ho messo qua. Ho messo precisione, praticamente. Vabbè, questa è la build a single target. Come vedete, ho tolto i libri. Non so se ho fatto una scelta giusta oppure no. Però li ho tolti. Per vedere come va. Però vabbè. Adesso qui non so se è paragonabile sto mago. Boh, non lo so, sinceramente, dovrei paragonarmi con un altro ladro. Però diciamo che ho impostato tutta la build, cioè tutta. Ho centrato la build un po' più sulla precisione. Come vedete qua c'ho 63 di precisione. E poi vabbè, qua è quello che è. Magari mi potevo dare una baffatina qua, guadagnare un 10% di severità, cosa che non ho fatto. Andrea 75, più se procca questo 82, poi vabbè, non è proprio 89, però single target, insomma, da sistemare. Adesso così, diciamo, l'ho cosata, l'ho impostata un po' al volo, alla meno peggio per così dire. È inutile che cliccano, tanto non c'è il tizio, non possiamo partire senza il tizio, o sì? Può partire, tanto non c'è il tizio. Ah, è entrato, ok.
è entrata all'inizio praticamente. In questo caso, poiché è entrata all'inizio della mappa, che è qua giù in fondo, farebbero prima a cacciarlo e poi rinvitarlo. Così nasce qui direttamente al fuoco. Mi piazzo qua nel blu, anzi no, vado qua nel giallo, che cavolo di colore è il giallo, sì. I colori qua sono giallo, perché vedete fa le luci gialle là nell'angolo, là invece fa le luci viola, là fa le luci blu e là fa invece le luci verde, quindi questi sono i colori. Vediamo che compagno c'ha. Questo che è entrato, ok, c'ha Regis anche lui. E questo è un po' più alto, come vedete, 81.000, 9.798 di danno. Questo dovrebbe menare forte, boh, chissà. Sì, questo secondo me mena forte, perché c'ha comunque anche la precisione alta, però boh, c'ha qui un po' bassino il critico, la severità, chissà. Mentre questo manca un po' di precisione, c'è un po' più di severità e colpo critico. Boh, vabbè. Io una baffatina per non legge, per non saperne leggere né scrivere me la do. Ok. 75, 71. Non sono proprio bellissime le statistiche, però. Alla meno peggio, per così dire. 75, se mi procca l'armatura andiamo a 82. Qua c'ho precisione nel compagno che mi porta ad avere 70 di precisione. Il vantaggio 74 più 11 del cacciatore selvaggio, andiamo a 85. Il critico 71,7 più 7,5, se procca tutto andiamo a 79. Non è proprio il massimo, però. E poi vabbè, potere rimane un po' basso, 79,2, però vabbè. Allora qui io direi di fare così. Questo lo mettiamo sotto e questo sopra. Ok, così facciamo danno. Invece questo è buffa. Ritorniamo sul fuoco che abbiamo sprecato abbastanza tempo. Ok. Ok, lui va al giallo, io vado al blu. E andiamo. Andiamo a morire male. Così. Si dice. Si usa a dire così. Lasciamo aggrare il tank, che se no ci fa il Venom, muriamo instant. Ok, manufatto non si può usare. Mi ero dimenticato già. Diamo una mano ai support a uccidere. Dai. Ok,
Ma vabbè, non hanno fatto in tempo a ucciderla. Cosa succede? Perché non... Giriamo che ci stunna, se no. Muori, muoio io. Sapevo che andavo a morire io. Vabbè, rilascia, faccio prima. Rimettiamoci ad aria, così. Ok. E ci ribaffiamo. Andiamo avanti. Andiamo avanti, apriamo la porticina. Vediamo quanti danni ha fatto il tizio. 23 milioni. Non uso i poteri incontro perché in cima alle scale c'è un altro gruppo. E quindi me ne tengo almeno uno di potere. Dati colpi a vuoto, lui si allontana e io vado via. Il nemico si allontana e io vado via, non mi interessa. Se non vuole combattere, non combattiamo. Semplice. Vabbè, ero fuori dall'area. Però, cavolo. Boh, mi viene da pensare che non c'è tanto danno. Solitamente muoiono prima. Però boh, non capisco. Insomma. C'è poco danno secondo me, cioè sono alti di livello, hanno la banda dell'aria eccetera, però possono
potrebbero aver impostato male i compagni, perché c'è troppo scarto di danno, secondo me. Cioè, hanno pure Regis che dovrebbe fargli fare tantissimo danno ad area. Io invece uso l'Augment, compagno da crescimento. Che noia. Mi stunna. Mi dà un fastidio quando mi stunnano. O mi spingono o mi buttano a terra. È una cosa che odio profondamente. E mo qua moriamo male. Se ci fa le quattro frecce, moriamo molto male. Quindi, boh. Io non vorrei usare le pergamene. Speriamo che il tank riesca a tenersi l'agro. Allora io direi di rimanere a dare. Vabbè, tanto ok. Ah sì, tanto anche se metto questo non è che faccia tutta sta differenza. Faccio un po' più di danno in proporzione, ma è meglio che sto così. Manufatto non si può usare. Però aspetta, no. Facciamo. Dovrei cambiare troppe robe, non ho voglia. Faccio, rimango così. Perché vorrei mettere il set di Mithalar, cintura manufatto collo, e poi mettere anche qua i poteri a single target, però non ho voglia, perché poi dopo quando muore, comunque sia, devo ricambiare tutto al volo, non ho voglia, insomma. E quindi rimaniamo così. Via via, fuggi, fuggi! Andiamo qua, andiamo qui, che moriamo! Speriamo che se lo piglia l'agro il tank. No, ce l'ho io, mannaggia. Dai. Dai, cavolo! No, non ce l'ho io. È andata bene. Ecco, mo tienitelo l'agro. No, ecco, sapevo io. Ribattiamoci al volo, non riesco.
Allora, devo usare almeno questa. Qualcuno è caduto. Ok. Quello forte è caduto nel centro. Cioè, quello forte è il mago più col livello aggiato più alto. Ma tieniti l'agro, se no moriamo tutti. Mannaggia però. Usava pergamena, mi sa. Vediamo se ce la fa. No, non ce la fa. Niente, ha rilasciato il tank. Non ce la faccio. Non ce la faccio da solo. Rilascio. È inutile che sto a usare pergamene, non ce la faccio. Se il tank si deve tenere l'agro per forza, se no va male, molto male. Però il danno è veramente inesistente, cioè, boh. Sembra molto basso. Quello che è entrato non riesce nemmeno ad arrivare al secondo DPS al momento. Va bene che si è fatto tutta la run, però teoricamente più livello oggetto, magari dovrebbe fare più danno. Anzi, senza dovrebbe, perché c'ha 9.700 di danno. Cercato di distruggere più pietre possibili. Oh, mi piazzo qua, da qua non mi schiodo. Speriamo che si tenga l'agro. Se viene qua mi fa morire. Il tank non deve venire nell'angolino, ragazzi. Quando il tank si prende l'agro, non deve stare qui nell'angolino. Questo è da DPS, sto posto. Il tank deve stare vicino al boss e correre. Correre in tondo su se stesso in modo da mantenere l'agro, cosa che non fa. Cioè, questo qui è fatto apposta. Dici, quando corri per un secondo generi minaccia. E se viene qua mi fa prendere danno a me. Non deve venire qua il tank. Il tank deve stare lì al centro a prendersi l'agro, più vicino possibile al boss. L'angolino è esclusivamente per i DPS. Io nel mentre cerco di uccidere questi qui, ma adesso mi prendo l'agro probabilmente. Vediamo.
Perché questi qui danno fastidio al tank. I robottini lì. Ok, uccisi. E adesso, come prima, il tank non deve venire qua. Ok, quello è morto che ci hanno pesato i due maghetti. E adesso dovremmo farlo. 11 giga non è poco, però. Se il tank non viene a rompere le balle qua, che mi fa prendere danno. E se ne sta lì, dovrebbe andare tutta bene. Però ovviamente lì è la rosa del cura, eh. Poi va in panico e viene qua, fa prendere danno a tutti quanti quelli che stanno qui. Cioè, basta che alza lo scudo e quando non ha resistenza deve correre, deve tagliare la parata e insomma, vabbè. Vabbè, è la Reaper un po' più difficile, toglie più punti, diciamo, della divinità e della resistenza, però questo è il concetto. Ecco, così va bene, si mette in parata, appena vede che così deve toglierla in modo da far risalire la resistenza. Ecco, in parata, appena vedete che la resistenza va a zero, lasciate la parata e vi rigenerate la resistenza. E adesso lo dobbiamo killare, semplicemente. È arrivata una sassata della Madonna. Non so cos'è stato, però boh. Mi ha quasi one-shottato. Vediamo le stat. Non ci dispiacciono le stat, eh. Il critico è un po' bassino, però. Il critico purtroppo è 78, ma. Ho dovuto far così. Ultima mobbata. Andiamo sul focherello, giusto un attimo per prenderci un po' di fuoco. Fuoco al fuoco! Solitamente non ci vado, però sto giro mi andava di andarci. Comunque il danno è basso. Guardate, sono primo. C'ho quasi il doppio del secondo e il terzo, vabbè, è entrato molto dopo, però non riesce nemmeno a recuperare il secondo che ha più danno base. Cioè il secondo DPS c'ha 8800 di danno base.
E il terzo invece ha... vabbè, non volevo usarlo. E il terzo invece ha di danno base 9.800 quasi. Sono pressoché simili i due maghi a livello di equip. Però... Niente, non mi fa guardare. Rianimiamo a lui. Aia. Non lo recupera, rimane sotto di 30 milioni. Nonostante abbia il danno base più alto, non riesce a recuperarlo. Qui ci mettiamo single target. Così. Apriamo lo scrignolo. Se è possibile, sì. Qui, quando aprite gli scrigni, se premete quadrato prendete tutto, ma praticamente non darete la possibilità agli altri giocatori di poter aprire lo scrigno. Quindi, se volete far aprire lo scrigno anche agli altri giocatori, dovete almeno lasciare sempre un oggetto all'interno. Potete prendere tutto, ma lasciare un oggetto, ok? Altrimenti, se prendete tutto, gli altri giocatori non potranno più aprire lo scrigno. Allora, qui il buff ce l'ho. Vabbè. Comunque, secondo me aver impostato precisione qui è tanta roba in sto momento, almeno confrontandomi con questi gruppi, con questo gruppo qui, con questi due maghi. Ok, dai, spara sta roba. Dobbiamo fare in fretta. Non dobbiamo fargli andare l'elettricità sotto, sennò è un casino con sti scorpioni. Dopo diventano fortissimi. Ok. Adesso si dovrebbe togliere la vita fino al 30%, fino al 70% di vita, poi rallentare e aspettare che rispawnano gli scorpions e uccidere di nuovo gli scorpions. Ecco, tipo adesso basta. Vedete che ha smesso di fare l'elettricità al 70%. E adesso dobbiamo aspettare che vi sblocca gli scorpioni. Ok. Vedete, è tutto molto easy. Spara vecchio, spara il tuo raggio di me. Dai, lo spariamo sto coso. No, 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 non vale. Non vale. Non vale proprio. Se non si gira va bene. Finché guarda il tank va tutto bene. Ok.
adesso ci dedichiamo completamente al boss. Gli tiriamo tutto quello che si può tirare. Tanto adesso va in fase. E dovremmo essere a posto, non ci siamo scontrati niente. Ok, infatti non sono moruto. Invece Nezzo sì. Vediamo le stat mentre veniamo. Ci piacciono, dai. Non sono bruttissime, perlomeno. Però considerate che c'ho il compagno da crescimento e non d'attacco. Qui anche se ci scontriamo fa lo stesso, tanto è morto. Good job, e ringraziamo. Good job, grazie. Ok, il frammento ci piace. E qua invece... Bazar fantastico, la chiave universale, vediamo che ci dà, niente, niente, e di nuovo niente, e tutto ciò è molto bello. Vediamo che c'è qua per terra, un rubino, no, l'opale. Quindi niente ragazzi, questa era la Reaper. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, se così fosse. Che vi ricordo come sempre, influenza i vostri like e i vostri commenti influenzano l'algoritmo di YouTube e così fate in modo che più persone possano venirne a conoscenza e farmi crescere col canale. Quindi niente, di nuovo, lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanella, iscrivetevi anche agli altri social e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!